Ciao Lattini, bentornati. Allora, prima di partire, notizia importante. Importantissima. Noi dove siamo in questo momento? Ci vedete? Ma però siamo in Giappone. In Giappone! Quindi sappiamo che amate questo momento perché sì, seguite tutte le nostre avventure sui social, ci scrivete. È quindi una serie TV praticamente. Esatto, quindi mi raccomando, dopo aver visto la puntata, seguiteci su i social e ci Ci spiate, vedete le nostre cose, vi portiamo con noi in tutto questo universo che è il Giappone. Esatto. Adesso sigla. Latte e cartoni, l'allegria che ci accompagna, un mondo di fantasia che mai tramonta ad in me. Eccoci, allora partiamo subito con sì? Milky. Vai Milky. Vai. Adesso ci sono le novità dei cartoni e della TV. Incomincia Cartoon TV News. Ecco qua. Grazie Milky. Grazie. Allora partiamo subito perché abbiamo Ken il guerriero, che torniamo a riparlare perché... perché è arrivata su Prime Video questa settimana la seconda stagione col sì, piano base, quindi se avete piano base potete guardare senza nessun altro il classico qua in video, quello di, esatto, di Amazon. Quindi questa è la prima notizia. Poi continuiamo con un'altra notizia, ovvero Beyblade X. Ma questa riguarda perché tra un po'. Sì. Però intanto già ve lo accenniamo. Però noi vi già ve lo accenniamo perché arrivano un blocco di nuovi episodi su Boeing dal 4 novembre. Esatto, la fonte la ricordiamo perché è giusto dirla, è Antonio Genna, che è sempre sul pezzo con queste notizie. Sì. Che ha già, appunto, ha già scritto sul suo sito, sul loro blog, che praticamente ci sta questo blocco nuovo. Sì. Il che è molto bello perché, come dicevamo anche nella scorsa puntata, Boeing si sta veramente aprendo agli anime molto più di prima. Sì. E non fa passare troppo tempo perché abbiamo già questo blocco nuovo di episodi. Quindi, ottimo. È una cosa. Esatto, esatto. Ottima. Sono 8 nuovi episodi. Poi continuiamo con Goldek Q. Secondo il sito di Antonio Genna, arriverà. Ringraziamo ancora Antonio. A gennaio su Rai 2. Esatto, questa è una cosa che aspettavano in tanti. Sapete sì, che hanno già annunciato che in teoria dovrebbe arrivare in prima serata su Rai 2. Ora, la rete sembrerebbe quasi confermata, perché Rai 2 è Rai 2. Bisogna solo aspettare la conferma ufficiale che sia davvero in prima serata. Intanto mettiamo lo screen, sì, perché è giusto metterlo. Vedete? Rai 2 Daytime, altri in arrivo da gennaio, Godric U in prima TV. Ok, quindi non ci resta appunto che attendere. Tanto lo sapete che comunque gennaio saremo qui e vi ricorderemo questo appuntamento. Vi ricordiamo la che è molto importante. Sì. Poi continuiamo con One Piece. L'anime va in pausa fino ad aprile. Ecco, questa notizia sì, importante. Sì, perché hanno fatto una diretta sul canale YouTube ufficiale e hanno annunciato che One Piece si andrà in pausa. Si prende una pausa, anche loro un po' sono stanchi dopo tanti anni ad andare avanti. Basta, aspettiamo esatto, un attimo. Per riprendere con nuovi episodi dal prossimo. Esatto. Allora, però nel frattempo non è che sì, non c'è niente. No. Eh? Intanto, se sapete cosa fanno in questa pausa, saranno trasmessi nello solito slot domenicale degli episodi speciali. Episodi okay, speciali che verranno appunto trasmessi e saranno una versione editata. Abbiamo anche il microfono ASMR. sarà una versione editata, sarà costituito da 21 episodi a fronte dei 57 dell'anime e sarà rivista anche dal punto di vista visivo con nuovi effetti e altre modifiche, quindi un po' come fu con Dragon Ball Kai. Ti ricordi che avevano un po' modificato, sì, no? Vabbè. Non lo so. Però adesso vediamo quello che faranno. Esatto. Ecco, poi adesso fateci sapere cosa ne pensate di questa pausa. Sì. Perché molti so che si sta prendendo i capelli, non ce la faranno a vivere senza One Piece, ma dovrete farlo. Dovete farlo. Noi confidiamo in voi, mi raccomando. Ora però andiamo avanti e vi parliamo. Anzi, c'è Milky. Milky che ci annuncia. Milky! Scopri tutte le novità del collezionismo! C'è novità da collezione! Ecco qua. Ok, allora parliamo di... non sono cartoni, non sono anime. No.
Però può comunque essere interessante perché tutti amano Harry Potter, giusto? Sì. E quindi cosa esce? Escono delle bambole da collezione della Mattel di Voldemort, Harry e Albus Silente. In occasione dei... tanti anni. 100 anni della Warner. Sì, esatto, 100 anni della Warner. Faranno appunto queste primo lancio, ma in realtà non sono solo loro tre, incominciano con loro tre. Poi vediamo cosa faranno. Ok. Quindi? C'è appunto, abbiamo visto già Voldemort, poi c'è appunto Harry col mantello dell'invisibilità e sono, poi ci sarà anche Design Silente. Collection comunque. Sì, ci saranno loro appunto, loro tre, sono da collezione totalmente, sono fatte bene, tutto. Edizione limitata, sì. Ricordiamolo, il prezzo americano è di $65. Ma neanche tanto, se vogliamo dirla tutta, secondo me neanche tanto. E come era appunto il centenario della Warner, e avranno i tre artefatti. Quali sono questi artefatti? La bacchetta di Sambuco, la pietra della resurrezione e il mantello dell'invisibilità. Ah, però... Ah, anche la barba Vega, Silente, attenzione, sì. Non ce l'ha in plastica come l'edizione precedente. Quindi sono fatte bene. Tra l'altro adesso si vocifera che esce pure la serie DLC, oltre la serie, il DLC di Hogwarts Legacy. Esatto, chi è che ha giocato al videogioco, che per PS5, Switch, eccetera. Ah, io mi sono completamente intrippato, cioè tipo spegnevo, poi dicevo accio, prendere le cose in casa. Usciranno nuovi DLC comunque, quindi... Esatto. Momenti magici per i fan di Harry Potter. Sì. Però parliamo solo di tante cose, delle cose kawaii carine. Sì. Che sono i Sylvanian Families. Oh, che kawaii. Perché arriva, siamo ormai sotto Halloween, e quindi esce questo set di edizione limitata, appunto dei Sylvanian, con a tema Halloween. Quindi sono tanto carini. Adesso arriveranno anche le foto dei personaggi. Mi pare che siano tre in totale personaggi nuovi. Ci sono appunto nuovi tavolo, personaggi, sedie, dolci. Guarda che belli. Accessori. Un gattino lì. Insomma, c'è anche una torta che cambia forma, una zucca di Halloween. E con i posticini devi nascondere le cose. Quindi è davvero carino. Noi abbiamo la casetta, la casa stregata dei Sylvanian Families. E c'è anche Spooky, che il fantasmino. Fantasmino, c'è il gattino nero. Tante cosine belle. E tanto carino. Sì. Tanta dolcezza. Poi continuiamo con Polly Pocket, o Stati del Cuore, perché... Guardate che cosa carina, faranno il Polly Pocket di... Del cuore. Di Carl Bears. E noi allora ci stanno un po' divertendo perché Mattel sta facendo i Polly Pocket di Monster High, ha fatto quello di Mercoledì, Fai Adams. Insomma, ne sta facendo parecchi. Sì. Ed è una cosa molto carina. Anche Barbie, non sbaglio, ha fatto. Sì. Beh, insomma, adesso c'è quello di Senti del Cuore. Dai. Molto carino. Costerà, non lo sappiamo, ma in teoria sui $20. Sì, in teoria. E arriverà in America il 17 novembre. Sì. Manca un po', ma già ci portiamo avanti, però ci finiamo così. Se volete magari preordinare dall'America, poi magari arriva anche qua, perché sono arrivati tanti. Non si può sapere, ogni volta si può un grande punto interrogativo con l'Italia. Esatto, capisco, esatto. Perché la bistratta così tanto. Cosa abbiamo? Perché siamo troppo belli, ecco. Ora perché. Però chiamiamo Milky. Vai, Milky. E adesso Cartoon Cover Star! Ciri ciao, gente! Mi chiamo Alessandra, saluto tantissimo Cosmo e Luke e saluto tantissimo anche voi. Ho la bellezza di 45 anni suonati e non lo dite a nessuno, ma ho un'insana passione per le sigle dei cartoni animati. Mi piace cantarle fin da quando ero piccolina, sia che siano canzoni anni 80, sia che siano canzoni di Cristina D'Avena, sia che siano sigle un pochino più nuove, ma mi piace tantissimo cantarle. E oggi ve ne voglio far ascoltare una, nello specifico Mila e Shiro, due cuori della pallavolo, dove avrete anche un interessante effetto visivo perché sono stata anche una cosplayer di vecchia data, un po' farlocca, diciamo la verità. Però mi piace divertirmi e spero che con questa canzone riuscirò a divertire anche voi. Saluto tutti, alla prossima e un grande bacio. Ciao, ciao! Giocatrice, Mila, il suo nome è, il talento ha per te.
pensa, Shiro se ne sta, il suo cuore ora si batte, batte forte, forte, forte. Mina e Shiro, due cuori nella pallavolo, Shiro e Mina, amore a prima vista è. Mina e Shiro, due cuori nella pallavolo, Shiro e Mina, che dolce sentimento è. Sarà per mille Shiro, sempre, sempre così, sarà per mille Shiro. Sei la più brava, brava, brava. Mina e Shiro, due cuori nella pallavolo, Shiro e Mina, amore a prima vista è. Mina e Shiro, due cuori nella pallavolo, Shiro e Mina, che dolce sentimento è. Sarà per mille Shiro, sempre, sempre così. Sarà per mille Shiro, sempre, sempre così. Sarà per mille Shiro, sì. Mina e Shiro, due cuori nella pallavolo, Shiro e Mina, amore a prima vista è. Mina e Shiro, due cuori nella pallavolo, Shiro e Mina, che dolce sentimento è. Complimenti Alessandra! Complimenti Alessandra, bravissima! Se bravissima. Volete scriveteci sui social e andateci anche le vostre canzoni, mi raccomando. Esatto, esattamente. Adesso però cosa? Diamo la linea a Mirky perché rispondiamo alle vostre domande. Esatto, esatto. Tanti chiedono continuamente! Ma quando arriverà Sailor Moon in TV? Allora, questa è una domanda che ci fate davvero in tanti, esatto. Spesso, anche proprio sui social. Allora, sta molto a cuore anche a noi. Sta molto a cuore anche a noi. Nel resto del mondo voi dovete sapere che viene trasmessa, per esempio, adesso in Giappone hanno rimanuto la terza serie, che ha fatto... Su Tokyo MX ha fatto clamore, esatto, è in tendenza. Esatto. Però torna anche, ad esempio, in Thailandia, mi pare, ultimamente, torna sì, ancora lì. Stanno facendo i Blu-ray, stanno facendo... In America... È su sì. Cartoon Network. In Sud America è su Prime Video. Da noi c'è completamente il vuoto. L'anno prossimo... Da noi la situazione è un po' diversa. Sì, prima perché... era Google e poi Netflix. No, da noi è diversa perché quanto da quanto è che manca? 7 anni sono praticamente che manca. Tantissimo, secondo me è vergognoso, scusate, mi prendo un momento. Poi è vergognoso che un anime così importante come Sailor Moon viene totalmente ignorato e invece ci sono tanti altri anime che vengono proprio rimandati a manetta solamente perché perché a me piace, quindi bisogna pensare un po' a tutto come fare in altri stati, bisogna capire più che altro le motivazioni che ci sono dietro, perché appunto i diritti non li ha più Mediaset, quindi questo ormai lo ripetiamo ancora, Mediaset non ha i diritti attualmente, non è bloccata, quindi non è bloccata come è successo nel 2004 in poi, appunto perché è in onda su tanti altri stati, quindi quello no. Speriamo che prima o poi qualcuno si svegli e la metti, cioè se non in TV, perché ormai sappiamo che la TV è quella che è, almeno che arrivi su Prime Video, su Netflix, quindi speriamo, perché è vero che c'è appunto, ci sono i film Eternal, Cosmos. Non è la stessa cosa. Però ci vorrebbe appunto la serie storica, perché è giusto che ci sia. Quindi, come tanti altri anni. Appena avremo notizie, comunque lo sapete che quando si parla di Silver siamo in prima linea, quindi sicuramente lo saprete. Poi siamo belli in... non si tratta di Sailor Moon, per noi toccaci tutto, ma non Sailor Moon. Esatto. Grazie per averci seguito, sì. Vi ricordiamo appunto che siamo in Giappone, quindi seguite le nostre stories, mi raccomando. Esattamente. E ci vediamo alla prossima puntata e doveva essere uno speciale. Uno speciale. Visto che siamo ad Halloween, insomma, potete un po' immaginare. Facciamo un tema. Vi aspettiamo. Ciao. Ciao. Latte e cartoni, l'allegria che ci accompagna.